Una catena umana per far votare il referendum del prossimo 12 e 13 giugno e in particolare per votare sì e quindi abrogare le relative norme e quesiti sull'energia nucleare e sulla privatizzazione dell'acqua. In piazza Trieste e Trento centinaia di persone si sono tenute simbolicamente per mano per ribadire l'importanza delle consultazioni popolari previste per il prossimo weekend. L'iniziativa è stata organizzata dal WWF Campania e da Greenpeace insieme a molte altre associazioni che si oppongono al ritorno del nucleare in Italia e si battono per l'acqua pubblica. Dopo le dichiarazioni di esponenti politici e istituzionali si è poi formata una festa al ritmo delle percussioni dei Bung the Bang. Siamo grati alla Corte di Cassazione per aver riammesso ai referendum il quesito sul nucleare, dando la possibilità ai cittadini di esercitare questo importantissimo strumento di democrazia diretta, hanno detto Ornella Capezzuto del WWF Campania e Daniela Massa di Greenpeace. Al girotondo ha preso parte anche il neo sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che si è detto convinto dell'importanza dei referendum. Contro il nucleare è importante ricordarlo anche in Campania, perché prima della tragedia del Giappone il presidente Caldoro e il presidente Berlusconi erano già d'accordo a fare una centrale nucleare in Campania, addirittura si parlava di Bagnoli. Quindi siccome questi sono delle persone che poi dopo un po' fanno vedere e cambiano idea, ma poi ritornano sui loro vizi, è importantissimo il referendum di domenica e lunedì.